Ok, quindi bene a tutti ragazzi, sono Anghisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force 3 Black Ace. Ok ragazzi, ho esaminato un po' l'onda astrale nel frattempo che non dovevo fare il video. Vabbè, niente, noi dobbiamo raggiungere Alohaha, che ho scoperto essere qui da qualche parte. Qui. Scusate il ritardo. Oh, sei qui. Geo, sei in ritardo. Non dovresti far aspettare una signora. Scusa. Così finalmente ti sei fatto vivo, Geo Stellar. Bene, allora ci siamo tutti. Wow, non ho niente a che fare con Electopia. Sembra di trovarsi su un'isola tropicale. Come tutti già saprete, questa è l'isola più a sud di Electopia. Alohaha. Non avrei mai immaginato che sarei andato da Alohaha in gita scolastica. Che anno fantastico! La Fondazione King ha fatto donazioni ad ogni scuola di Eagletopia per poter dare ai ragazzi la possibilità di visitare luoghi che altrimenti non avrebbero potuto vedere. La Fondazione King fa sempre cose grandiose per rendere tutti felici. Hai ragione. Ragazzi, iniziamo! Cosa sarebbe questo coso qua gigante? Laggiù potete notare la costruzione di Alohaha, meglio nota come Castello Alohaha. Fantastico! Così quello è il famoso Castello Alohaha. Adesso mi si stia ci spiegherà nei dettagli la storia del Castello Alohaha. Io? È il momento perfetto per fare pratica. Fai del tuo meglio. Il re che governava questa isola viveva all'interno del grande Castello Alohaha. Quindi nel castello c'è un re? No, quest'isola fa parte di Electopia, perciò non ha alcun re. All'interno del castello, invece di un re, c'è il potente sistema ambientale. Secondo Blue Wizard, il sistema ambientale mantiene Alohaha in un'estate perenne e funge da protezione da eventuali disastri naturali. È il super sistema più famoso di tutta Electopia. Fantastico! Voglio vederlo! Ragazzo, ami davvero questo genere di cose, vero? Domani abbiamo tanto da fare, quindi se volete vederlo, fatelo oggi. Continuiamo. La gestione del sistema ambientale è affidata non ad un tecnico del settore, ma ad un wizard. Un wizard? Proprio così, è un wizard completamente autonomo. Quindi è dipendente da un hunter. Sarà sicuramente super potente. Il suo nome è Strong, ed è riverito come divinità guardiana dell'isola. Molto bene, Mrs. Stia. Beh, credo che sia ora di una pausa. Mr. Shepard! Sì, Luna? Visto che una gita è uno di quegli eventi che non si verificano spesso... E dispiacerebbe se tutti impostassero lo stesso proposito? Oh, questa non è una cattiva idea! Sei davvero sicuro di voler cambiare il proposito del nostro team? Questa è l'occasione di farci tanti bei ricordi insieme. Sarà anche utile per dimenticare tutti i nostri problemi. Visto che siamo una classe, dovremmo condividere lo stesso proposito per la gita. Non ho letto. Idea grandiosa! Geo, perché non pensi tu al nuovo proposito? Vuoi che lo scelga io? Geo, credo in te... Passeremo oggi e domani vivendo per il proposito che sceglierai. Puoi farcela. Che ne dite di una gita memorabile? Oh, mi piace. Bene, impostiamolo per la nostra classe. Il proposito, una gita memorabile. Sì! Il proposito di giro è cambiato. Amici vacanzieri, davvero. Vabbè, è commovente che l'intera classe abbia lo stesso proposito. Ehi, Jack! Che cosa vuoi? Non venirmi vicino. Non hai cambiato il tuo proposito, non va bene. Si suppone che dovremmo avere lo stesso proposito. Lasciami stare, è una mia decisione. Te lo scordi. No, vai via. Ecco fatto. Sorellona, devi fare come ti dice. Perfetto ragazzi, facciamo del nostro meglio per realizzare il nostro proposito. Sì. Ok, potete andare. Non andate troppo lontano. Ok. Allora, che facciamo? Visto che siamo venuti qui, penso che dovremmo visitare il sistema ambientale. Neanche a me dispiacerebbe dargli un'occhiata. Voglio vedere com'è questo wizard strong. Andiamo. D'accordo, andiamo al castello Alohaha. Allora, tu sei Strong? Aloha, sei il benvenuto al castello Alohaha. Dietro di me c'è il sistema ambientale. Che regola il clima di Alohaha. Sei tu Strong? Strong è da qualche parte sull'isola di Alohaha. Ne sto prendendo il posto mentre è via. Strong è via, che peccato.
Oh beh, speriamo di avere un'altra occasione di poterlo incontrare. Geo! Che cosa c'è, Bud? C'è qualcosa che non va con la macchina di questa bancarella. Mi dice che non posso ordinare alcuna pietanza. Scusa. Beh, non era solo bancarella nei paraggi, perché non provi un'altra? No, era una vita che volevo mangiare in questa bancarella. Senti, mi spiace tanto. Questa è una situazione spinosa. Che ci sia un problema nel lucro programma? Beh, allora andiamoci e diamo un'occhiata. Ti devo un favore, Gio. Avrei effettuato il cambio d'onda io stesso, ma non so ancora come fare. Ah, è vero, perché anche Bud lo può fare adesso. È vero, potevi farlo benissimo anche tu. Tutte scuse, Bud. Scusami. Qual è il tuo lavoro? Scusa, sto facendo pratica con il logo di domani. È una festa in stile Aloha-ya. Mi rimetto immediatamente al lavoro. La bancarella adesso funziona perfettamente. Adesso Bud dovrebbe poter ordinare tutto quello che vuole. Perfetto, ritorniamo. Grazie Gio, per merito tuo sembra che tutto si sia risolto. Adesso è tempo di mangiare. Davvero? Che messaggio c'è? Il periodo di prenotazione della spiaggia è cessato, l'entrata è di nuovo libera. Oh, davvero? Dov'è la spiaggia? È di qua. Wow! C'è anche il mare. O un lago, quello che è, ragazzi, non lo so. Ma dovrebbe essere un mare. Wow, è fantastico! È bellissimo, non è vero? Che fantastica brezza oceanica. Oceano addirittura. Sbrighiamoci a cambiarci, così potremo farci una nuotata. Mi stia, si farà anche lei una nuotata? No, devo tenere d'occhio tutti quanti. Ma è un peccato non farsi una nuotata, visto tutta la strada che abbiamo fatto. D'accordo, mi cambio e mi godo l'acqua limpidissima di Aloha. Se ci dobbiamo mettere il costume, allora dovrò fare quello? Bobon! Non intenderai... Davvero vuoi fare quello? Che diamine è quello? Quello è l'arte che solo i ragazzi possono eseguire, la segreta arte del... Box! Davvero? Boxer, oh. È una tecnica... Ma che cavolo stanno dicendo esattamente? È una tecnica tramandata di generazione in generazione ed è un cambio di indumenti proibito, diventato leggenda. Per prima cosa ti togli i pantaloni, poi ti metti il costume sopra i boxer, poi ti togli i boxer facendoli passare da sotto il costume. In questo modo sei riuscito a cambiarti senza spogliarti. Cosa? Ed è possibile? E perché è proibita? Jack, tentare di eseguire questa tecnica comporta un grande rischio. Per togliere i boxer da sotto il costume devi abbassarli, poi tirarli via lentamente da ogni gamba, una alla volta. Ovviamente facendo una cosa simile. È troppo pericoloso, i tuoi boxer potrebbero... Esattamente, se si sbaglia la cintura si strapperà e farà un rumore sgradevole. E nel peggiore dei casi potrebbe... No, Geo! Bud, non continuare. Hai ragione, scusami, è troppo spiacevole. Beh, comunque sia, sembra che mi sia invischiato in qualcosa di grosso. Perché voi ragazzi state tra di voi da soli? Perché? Va bene, perché? Ragazzi, siete troppo nervosi per parlare con le ragazze? Prez, sei fantastica! Quel colore è perfetto! Sì, ti sta davvero bene! Grazie! Adesso sbrigatevi a cambiarvi. È molto fraintendibile, però lasciamo perdere. Così stiamo per farlo? Il boxer off? Questo è il nostro solo tentativo. Sono consapevole ed accetto il rischio. Faremo meglio a provare. Ehi, cosa state facendo voi? Sbrigatevi! Facciamolo! Boxes off! No! Ah! Ci siamo riusciti! Non ho alcun rimpianto. Lo stesso vale per me. Allora andiamo a nuotare. Ma posso davvero... Oh mio Dio, posso nuotare! Oh mio Dio, c'è una statua di un dragone. Un pezzo d'opera d'arte molto antica. Ehi, c'è qualcosa qui. Già ricevo oggetto potenziante anche prima di te. Oddio. Guardate che figo che è. Oddio, posso nuotare. Ok, la smetto. Ah, salgo anche sugli scogli. E mi faccio tuffo. No, non posso farlo, ok. Peccato. Che devo fare? Ad ogni modo, chi mai avrà prenotato la spiaggia? È Sonia, perché c'è Sonia?
Yahoo! Geoluna Buzzacchio! Non posso crederci, non mi sarei mai aspettato di vedervi tutti qui. Che cosa ci fate qui? Siamo in gita scolastica. E tu? Sto facendo un servizio fotografico per la copertina del mio prossimo album. Volevo dargli un tocco esotico, così oggi stiamo facendo delle foto qui. Sonia, eri favolosa la ripresa della serie TV, ma ora... Il tuo costume è davvero stupendo! Grazie, ma adesso mi mettete in imbarazzo. Ah, gente famosa. Una come me non può competere con loro. Non temere, Luna, sei favolosa quanto lei. Ma la spiaggia doveva essere riservata per le foto. Credo che sia scaduta la prenotazione. Adesso cosa faccio? Probabilmente dovrei dire al mio agente che c'è un piccolo problema. Problema? Sì, in pratica una parte di questo muretto è composto da onde reali. Onde reali, Sì, il muretto doveva essere alterato per diventare un cespuglio di ibisco, in modo da fornire una location differente per delle altre foto. Purtroppo non abbiamo potuto alterarlo a causa del virus all'interno. Poi è comparso un enorme wizard e ci ha detto che ci avrebbe pensato lui. È entrato all'interno del nucleo programma. Cos'è accaduto quel wizard? Non è ancora tornato, ed è passato un bel po' da quando è partito. Ehi ragazzo, sì, chissà cosa è successo a quel wizard. Dovremmo fare il cambio di onda M e controllare. Ok ragazzi, però faremo il cambio di onda M nella prossima parte. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi! No, 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 scivaci! No. Quanti sono? Sono morto. Oddio quanti! Addio, aiuto! Cioè ti rendi conto che ho perso già il piccone? No, beh, ma non, mi sa che non è caduto giù, No, mi ha spinto nella lava, Ah. Ma no, ma sono tornato al punto, non ci credo! Oh, silverfish, tanti silverfish, aiuto, addio. Ma quanto sono rompivallo? Oddio mio! Lasciatemi.